Allora, ci hanno fatto intervenire, io ho semplicemente spiegato come rappresentante del comitato locale che stavamo protestando di fronte all'albergo perché ci sembra del tutto assurdo, ingiusto che un ministro della Repubblica incontri 4-5 imprenditori, erano veramente pochi sopra, tra l'altro con imprenditori con tutta una serie di problemi, qualcuno indagato, qualcuno condannato, qualcuno dentro l'inchiesta Minotauro, quindi non proprio trasparenti, senza voler incontrare invece imprenditori come lui che fanno parte di questa nuova associazione Tinomia che raggruppa più di 300 imprenditori valsusini, e quindi chiedevamo di poter parlare. Ho fatto parlare lui e poi per quanto mi riguarda ho concluso dicendo che trovavo indecente il fatto che questa anche importante riunione, se fosse stata allargata, si tenesse in una struttura privata come un albergo di proprietà tra l'altro di uno degli imprenditori presenti e non in una struttura istituzionale che poteva essere il municipio di Susa. Quando loro si chiudono dentro a una struttura come questa, con decine di poliziotti intorno, questa non è la democrazia, questo non significa parlare e discutere insieme. Quello che noi abbiamo chiesto è: abbiamo degli argomenti da discutere, discutiamone, ma facciamolo per davvero. Appena siamo entrati c'era il ministro che stava dicendo: questa non è un'opera imposta, quindi la prima cosa che abbiamo voluto dire era l'esatto opposto, questa è assolutamente un'opera imposta, è una cosa quasi banale da cercare di dimostrare perché è assolutamente evidente. Perché questa è un'opera che non impatta una valle, per i costi che ha impatta una nazione intera, è una strategia che impatta una nazione intera. È arrivato davvero il momento di fermarci e parlarne. Sicuramente. Far circondare e isolare una porzione della città dalla Digos e dai poliziotti vuol dire che sei in malafede, hai paura di quello che stai facendo. Ho detto, come ha detto lui, se aveste aperto l'incontro anche ad altri imprenditori non ci sarebbe stato nessun problema, come dice lui avremmo discusso anche soprattutto sui dati. Ci si mette ad un tavolo vero, non quello guidato da chi ha degli interessi enormi all'interno di questa situazione, e si discute. I Notav non sono i terroristi che qualcuno vuol far credere e sono persone normali come gli altri, stanno cercando di risollevare questo territorio esattamente come gli altri. E quindi ci si potrebbe parlare, perché fino a qua non ci si è parlati. Guardate, io sarò pessimista, ma io vedo questa situazione in modo assolutamente negativo e sarà catastrofica ad un certo punto, perché noi, anche noi, questi parlano di attentati a destra e a sinistra, tra l'altro ho fatto notare a tutta la Digos presente, a tutti questi personaggi presenti, che con la loro presenza non ci dovrebbe neanche essere il furto di uno spillo. E invece, sta succedendo di tutto. E noi veniamo minacciati di morte. Nessun giornale l'ha mai detto, ma noi riceviamo minacce di morte continue. Dai carabinieri ci sono pile di denunce alte così. Allora, se per caso quel personaggio che è passato sull'auto blu è il ministro, sappia che la gente non lo vuole, che Susa non lo vuole, che questa